Vi presentiamo la conferenza inaugurale della rassegna Vivi il Verde alla scoperta dei giardini dell'Emilia-Romagna, edizione 2016, a cura del professore Eugenio Riccomini, che ci presenterà un tema del giardino dipinto, in particolare della boschereccia di Palazzo Ercolani. Ringraziamo per la disponibilità la Scuola di Scienze Politiche dell'Università di Bologna. La rassegna è curata dall'Istituto per i Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna. La prima cosa che mi viene in mente, siccome io parlo sempre senza appunti, senza cose di questo genere, è: lei in casa sua le pareti di che colore sono? Posso dirlo? Sì. Scusi, perché sono metto gli occhiali. Senza occhiali non sente. Sono bianche? Bianche, paglierino. Io dovunque vada, o vadi, non mi ricordo bene, vedo che la fantasia dei nostri architetti, dei nostri geometri, quelli che ci fanno le case dove abitiamo, è una fantasia scatenata, ed è scatenata su un colore solo. Quando dicono adesso bisogna, dicono la parola imbiancare. Imbiancare. Io la odio. In casa mia, quando abbiamo messo un po' a posto, è una vecchia casa, e ho chiamato un imbianchino, mi ha detto allora diamo di bianco dappertutto, vero? Dico, ma neanche per idea. Che, ma allora come facciamo? E io gli ho fatto i colori stanza per stanza, e alcune stanze hanno tre colori diversi, e adesso la casa è divertente. Lo dicevo perché una volta seduti qua, se voi fate così, lo vedete che è bellissimo avere sulla testa non un candore ospedaliero, ma qualche cosa da guardare, dove posare gli occhi. Voi andate a letto, guarda, ah, bello, il tempio in prospettiva. Ecco, questo era il modo che è andato avanti. Anche questo, perché ne ho un altro, sono tutto più... Sì. Mi sentite? Sì. È un peccato, perché così vi disturbo il sonno. Ma... non so se ci sia qui in... c'è la Mirella qua? No. Dov'è? Ecco, lei, questa signora qui, che ha una vita anche abbastanza strana perché viene dalla Galizia, che nessuno sa dove sia, vero? Viene dalla Galizia, però ha imparato bene l'italiano, parla persino il tedesco e mi aiutò. Diciamo, quando io andavo in quei paesi lontanissimi come la Persia, come l'Uzbekistan, come non so dove, insomma. E lei parlava le lingue locali, parla l'uzbeko correntemente. Però lei non è ricca e non ha una casa da ricchi, non vive in una casa da ricchi. Però la casa sua, nel corso della seconda metà dell'Ottocento, quando è venuto l'imbianchino, ha pensato bene di far dei riquadri nel soffitto, colorati, con delle greche, con delle cose così, come ci sono qua, e poi di dipingere dentro dei riquadri dei paesaggi. E tutto il soffitto di casa sua, che è una casa non da signori, ma è una casa gradevole proprio per questo, e mi domando perché, avendo io un lontano parente che faceva quel mestiere lì, dicevo, ma tu cosa fai, nonno? Dice, io faccio il decoratore. Ossia, lui andava nelle case nuove e faceva le decorazioni, con degli stampini, con delle cose così. Noi questa cosa qui l'abbiamo persa e ciò la chiamiamo civiltà. E
Vabbè, adesso questo è un... Li conoscete questi qua, pittori, no? E i poeti, sì, i quattro poeti, sì, li sapete. C'è scritto il nome sotto. È scritto in greco, però l'alfabeto greco è il padre dell'alfabeto nostro. Lei riesce a leggerli? No, sì, fa male. C'è Omero, c'è Esiodo, Pindaro, sono tutti facili, sono i grandi poeti che stanno lì accoccolati dentro il verde, perché anche allora piaceva la frescura, il verde. Questo pittore, che nessuno conosce, tranne me naturalmente, si chiama Felice Busatti, mai sentito nominare. Il bello di queste cose qui è che si imparano dei nomi che prima erano ignoti. Felice Busatti, mai sentito. Quello lì che ha fatto le figure, questo qua, è un pittore che non ha avuto nessunissima fortuna e il cui nome non esiste in nessun vocabolario, in nessun, anche d'artistico. Si chiama Giovan Battista Frulli. Non è un gran pittore, però sapere i nomi di pittori che non sono grandi, secondo me, è un vantaggio, o no? Sì, è come sapere una parola in arabo, insomma, è qualcosa in più. Adesso la smetto e comincio a raccontarvi. Era una bella mattinata di primavera, di tarda primavera, dell'anno 1796. Il conte e senatore Filippo Ercolani, che poi divenne proprietario di questo palazzo, ma abitava già qui, in case un po' fatiscenti, e per questo aveva dato incarico al miglior architetto, quello più noto di Bologna, di costruirgli un bel palazzo con un bello scalone soprattutto. E solo che in quel momento lì arriva il messo dal palazzo comunale e gli dice: guardi che lei sta facendo tardi, perché la aspettano nella sala del consiglio, che è la sala rossa, non quella dove si fa il consiglio oggi, è la sala rossa dove fanno i matrimoni, saltando la sala dei matrimoni. Lo sapete che c'è una sala fatta apposta, tutta affrescata, coi matrimoni in palazzo comunale? Beh, nessuno la usa più, perché tutti vogliono la sala rossa, non si sa perché, che di rosso ormai nel comune non c'è più niente. E quindi possono andare a sposarsi dove c'è proprio, ci sono gli emblemi dello sposalizio affrescati nei primi anni del Novecento da uno bravo. E lo viene a chiamare e dice: guardi che lo stanno tutti aspettando, il Senato intero la sta aspettando. Sì, è vero. Allora lui, cercando di scavalcare i mucchi di sassi, di mattoni, i bigonci di calcina ancora, e in mezzo a tutti questi operai che andavano e venivano con le carriole, stavano costruendo un palazzo, insomma, non si può passare, signor Conte, di qua, di là, di su, insomma, tutto inzaccherato, arriva alla carrozza e va senza il solito corteo, perché quando uno andava ad assumere la maggior carica del comune di Bologna, che oggi sarebbe il sindaco, ma allora si chiamava il gonfaloniere di giustizia. Ve l'immaginate, merola, piacere, gonfaloniere di giustizia. E in genere si andava con un corteo che veniva disegnato e poi inciso e venduto a tutti e di cui rimaneva ricordo. In genere il neo gonfaloniere
saliva su una carrozza splendida, con i pennacchi dappertutto colorati, con i colori della sua casata, era circondato dagli uomini, dai servi della sua casata con la livrea, con i colori del suo stemma. Intorno c'erano i cavalleggeri armati, davanti c'era la banda che suonava inni di gloria, perché questo diventava gonfaloniere di giustizia. Dietro c'era anche una bella fila di preti e di sacerdoti e di come si chiamano i bambini che fanno finta di fare di chierichetti, che l'ho fatto anch'io, che chierichetti che cantavano le lodi del Signore che proteggesse questo nuovo funzionario pubblico. E poi alla fine si facevano delle feste, delle volte si faceva la porchetta dal balcone del palazzo comunale, lui lì metteva la mano su qualche libro che non era certo la Costituzione, anche adesso non si usa più, tra poco non si userà più, e giurava fedeltà al suo incarico. Dopodiché andava nella cappella, che è ancora visibile, piccolissima, dove entra una persona sola, entrava solo il gonfaloniere, e giurava alla Vergine di condurre gli affari dello Stato secondo giustizia. E nei diari di quel giorno dice: tutto ciò avvenne senza alcuna pompa, senza nessuna esagerazione scenografica. Perché? Ma perché lui non aveva il palazzo, aveva un cantiere in cui molti lavoravano, eccetera. Inoltre bisognerebbe sapere, la faccio troppo lunga? No. Ah, grazie. Non mi faccia complimenti, però. Quando non ne potete più, fate così e vuol dire basta. Perché io ho la logorrea, mi sono fatto visitare, mi hanno detto che non c'è niente da fare. Ho la logorrea, che è molto meglio della diarrea, insomma, però è una malattia grave. Succede, cos'è un promemoria? Abbiamo esaurito di già. Stampatene degli altri. Voi non avete, per esempio, quel volumetto mio fatto solo sul palazzo, con tutta la ricerca che io ho fatto c'era ancora vivo e vegeto e simpatico il principe Ercolani. E io gli chiesi di poter scrivere, perché me l'avevano chiesto, un libro su questo palazzo. L'ho fatto e lui mi ha detto: guardi che noi abbiamo ancora l'archivio. E infatti nella villa degli Ercolani c'è ancora l'archivio intero, leggibilissimo. E io sono andato su con la Milena Naldi per giorni e giorni, un caldo della Madonna. Lui veniva sempre, il principe, con me. Dopo vi spiego perché è diventato principe da conte, e stava seduto in un angolino perché stava attento che non gli fregassimo dei fogli. E io mi sono copiato a mano tutto quanto, per cui in questo libretto qua c'è ogni data, addirittura le lire che il conte ha pagato per questi affreschi, chi li ha fatti, quando li ha fatti, eccetera. Questo è fatto nel 1802. La faccenda di cui vorrei che voi foste al corrente, lo saprete già, ma io la ripeto perché la gente un po' se la dimentica, e i giovani non l'hanno mai sentita. Di giovani qua dentro non credo che ce ne siano una maggioranza, perché non vengono mai. Quando parlo io scappano tutti. Ivi ha cominciato mio figlio quando era piccolo. E
però oggi mi viene a trovare continuamente, perché dice ormai gli manca 80 anni, gli manca poco, almeno me lo ricordo. La cosa da ricordarsi è questa, che a Bologna noi avevamo il re, chi comandava era il re, e il re era il Papa di Roma, è ovvio, no? Il capo dello Stato pontificio era il pontefice, con tutti i suoi ministri, quindi Roma decideva tutte le cose importanti. Le cose locali, le liti fra due possidenti di terreni, quelle cose lì, ma anche le corna che il tale aveva fatto al talare, tutte quelle cose piccoline così, la suora stuprata dal confessore, quelle robe lì. Quello lì veniva deciso da un tribunale nominato dal Senato. Il Senato era fatto di 40 famiglie, poi divennero 50, il che peggiorò le cose, perché erano le 50 famiglie nobili di Bologna, nessuna delle quali veniva da nobiltà medievale, erano tutti stati fatti nobili perché avevano pagato qualcuno di importante, erano in genere commercianti, banchieri, gente così, che ce n'è parecchia anche adesso. E infatti uno lo chiamo Altezza e lui mi dice: ma non mi prendere sempre per il culo, perché lo chiamo Altezza in pubblico, è l'uomo più potente di Bologna e non ha nessun titolo di nobiltà, ma io glielo do perché la potenza è potenza. E allora succede questo, che si devono mettere d'accordo in quella sala dove adesso la gente va a sposarsi, che tanto dura poco perché dopo 3 mesi sono già separati, in quella sala lì devono decidere la durata della carica di gonfaloniere. Sono 50 famiglie, se la carica fosse di un anno, ossia uno fa il gonfaloniere un anno, quando gli tocca a quella famiglia lì un altro gonfaloniere? Dopo il mezzo secolo, no? Allora andiamo a Soccia, come si diceva allora e oggi non usa più, che Soccia dice mezzo secolo è troppo, dice no, facciamo ben meno, non so, 6 mesi, ma 6 mesi sono sempre 25 anni da aspettare. Insomma, alla fine si sono messi d'accordo e così è stato. Il gonfaloniere di Bologna, con grandissime pompe solenni, veniva insediato e restava in carica 2 mesi. Oggi noi di un sindaco diciamo: vediamo i primi 100 giorni. Il gonfaloniere non li aveva, ne aveva 60, e si sa benissimo come venivano impiegati, perché lui aveva questo trionfo di ingresso, no? Le grandi feste, poi per un mese c'erano una fila di feste dell'ingresso del gonfaloniere, che voleva dire dei pranzi colossali di cui esistono ancora disegni, progetti e le incisioni, perché il centro tavola doveva essere fatto da un artista, da uno scultore, da un architetto, e tutto quanto doveva essere riprodotto perché ne restasse memoria. Infatti nei miei libri ho dei pranzi dei gonfalonieri, parecchi. E questa storia andava avanti per una ventina di giorni. In mezzo c'erano le messe solenni, i concerti tutti i giorni, perché il comune oggi non ha neanche la banda, è vero? Avete mai sentito la banda comune? Non c'è. Magari a Pesaro c'è, magari, ma qui a Bologna no. Allora il comune stipendiava 2 orchestre, non 2 bande, 2 orchestre. Una per la propria chiesa, la chiesa del comune, che non ce l'ha più, che è San Petronio,
dove però il vescovo di Bologna non va quasi mai, perché sa che quella lì è la chiesa del sindaco. Di fianco all'altar maggiore c'è il seggio del sindaco con lo stemma di Bologna, e siccome i nostri sindaci dopo la guerra sono stati tutti comunisti, nessuno si è mai seduto lì sopra, ma anche i vescovi lì sopra non si volevano sedere, non si vogliono sedere, hanno fatto mettere, l'Ercano fece mettere un seggiolino dorato lì vicino. E quindi concerti, feste, dei tornei magari, e così passa un mese. Il secondo mese inizia con le celebrazioni delle cerimonie dell'uscita, mentre l'altro gonfaloniere era lì che si preparava, eccetera. È una cosa incredibile, ma immaginate che quando uno diventava gonfaloniere, lo sapevano a distanza di anni, faceva rifare tutto il palazzo. Noi abbiamo i più begli scaloni d'Europa, credo, tranne quelli dei re. Abbiamo degli scaloni, il palazzo Ranuzzi è enorme, questo qui è un grandissimo scalone tutto pieno di statue, e servivano solo non per salire e scendere, salivano e scendevano nelle occasioni di grande festa, tant'è vero che spesso, quasi sempre, in cima al salone c'è, allo scalone nella volta, c'è il luogo dove si nascondeva l'orchestra in modo tale che suonasse e tutto il vano fosse riempito di musica. È una cosa bellissima e molto contraria a ciò che oggi penserebbe un costruttore di edifici da vendere, perché a Palazzo Ranuzzi, per esempio, se ci guardate bene, il vano dello scalone è più di un terzo di tutto l'edificio, mentre noi, per andare in casa nostra, abbiamo inventato degli ascensori grandi così, ossia meno spazio perché così si può venderne un po' di più. Invece loro non avevano di questi problemi e facevano degli scaloni con le statue, con le cose così, e l'orchestra. Ma di che cosa dovevo parlare io? Palazzo Ercolani, il giardino di... E allora questo qui diventa, Filippo, vi piace questa storia, Filippo Ercolani diventa gonfaloniere di giustizia di Bologna, prende il posto suo, sul quale sono stato seduto anch'io, perché è il posto dove sta il sindaco oggi, e il palazzo da Curzio è come un sandwich, conoscete? Il piano di mezzo è laico, è dove sta il sindaco, il vice sindaco, gli assessori, la giunta, il consiglio comunale, stanno tutti lì. Il piano di sopra, che è quello più riscaldato allora d'inverno, perché le stufe erano giù, il calore va in alto, lì erano gli appartamenti invernali del cardinal legato. Lì i laici non mettevano piede, e c'è una grande chiesa, quella nella quale si parla ogni tanto, la cappella del legato, e lì lui diceva messa. Questo è il piano di sopra. D'estate le cose sono diverse. Allora il cardinale legato andava al pian terreno, che c'è più fresco, lì non c'è nulla di laico, c'era un bellissimo giardino dove oggi c'è la sala borsa, lì c'era un giardino bellissimo dove lui passeggiava con i suoi amici, anche con le sue amiche si dice, e stava benone e comandava lui. Quello che stava in mezzo era quello che faceva dei piccoli affari o anche grossi, ma insomma erano industriali, erano così. Solo che lui era convinto, dice, beh, 2 mesi sono pochi, però faccio quel cavolo che mi pare, qui comando io, comando io. A un certo momento arriva un usciere e gli dice, signor gonfaloniere,
c'è un giovanotto giù con una divisa strana a cavallo, anzi ce ne sono 5 o 6, non sono neppure scesi da cavallo e hanno chiesto di lei. Beh, li faccia salire. Loro non scendono da cavallo, anzi uno ha tirato fuori anche la sciabola. Sono soldati. Ma cosa devo fare? Bisogna per favore che lei scenda, perché questa gente qui io non mi fido tanto. Poi parla una lingua che io non capisco. Lui era 3-4 mesi che era gonfaloniere, 2 mesi che era gonfaloniere, stava per scadere, stava per scadere. E non sapeva, beh, a un certo punto, vabbè, si è messo una zimarra, è sceso, è uscito, ha visto questi 4-5 nel cortile e fa: ma voi chi siete? E lui si toglie il cappello, perché era gentile, e fa: je suis le colonel Verdier de l'armée de France. Ma cosa c'entra l'armata di Francia? Dice: lei non li legge i giornali, non lo sa che tutta la pianura padana l'abbiamo presa noi, il nostro generale, che è uno che non è neanche francese, viene dalla Corsica, era tenente fino a pochi mesi fa, adesso è generale, ci comanda, però sa, lui ha vinto tutte le battaglie e domattina lui viene qui. E lui è rimasto così, ma dice: allora, ma il cardinale sa che c'è solo... Sì, quello è meglio che lo mandi via subito. E infatti c'è un quadro dove si vede il cardinale che via, perché il giorno prima aveva fatto impiccare Zamboni e De Rolandis, ve li ricordate? 2 ragazzini dell'università, e stufa. Io sì. Aveva fatto impiccare 2 ragazzini dell'università, uno dei quali un eroe, che era Zamboni, si è impiccato da solo in carcere e con una sciarpa. L'altro era uno di Asti, un suo collega, e l'hanno impiccato come al solito, col tirapiedi, c'è anche la figura, perché hanno fatto anche il disegnino, in piazza del... dove fanno il mercato oggi, piazza 8 agosto. E dice: ma scusi, ma questo signor Napoleone, generale, viene qui domani? Sì, viene qui domani con tutto l'esercito, saremo 30.000 persone. Oh, ma e dove mi metto? Ci pensiamo noi, stia tranquillo. Ma io che cosa dovrei fare? Io ho l'ordine di dirle che lei continui a gestire la normale amministrazione e quindi non... perché fra pochi giorni dovrebbe venire là. No, non viene più nessuno, rimane sempre lei. E lui dentro di sé dice: socia, guarda che mi è andata bene. E infatti... è stato l'ultimo gonfaloniere di giustizia di Bologna a vita. Era il conte Filippo Ercolani, il padrone di questo palazzo che non c'era ancora, che stava venendo su. E infatti il giorno dopo Napoleone è arrivato, non è andato neanche a trovare il signor Ercolani, è andato a dormire in casa dei Pepoli, mi sembra, e poi ha continuato a fare le sue battaglie, a fare i suoi trattati di Campo Formio, no? Poi dopo poco tempo ha deciso di fare le vacanze in Egitto, che gli piaceva molto, e ha preso su un po' di navi, ha preso Malta, che non era di nessuno, era dei cavalieri di Malta, i quali si sono arresi subito, immediatamente, era una cosa tipica per loro, abituale. E poi è sbarcato ad Alessandria d'Egitto, ha conquistato tutto l'Egitto, non solo, ma si era portato dietro 300 persone colte di tutte le possibilità, dalla medicina all'astronomia, alla geologia, all'egittologia, che non esisteva,
E questo è il motivo per cui noi ricordiamo ancora il nome di Champollion, per esempio. E lui poi dopo capiva che non poteva rimanere lì perché tutta la sua flotta era stata abbattuta dagli inglesi, che avevano una flotta molto migliore. E quindi se n'è tornato con una barchetta a remi, pian pianino, se n'è tornato in Sicilia, da là. E poi è andato in Italia, ha preso il treno, via, ed è arrivato, è tornato a fare l'imperatore, che era il suo mestiere in fondo. E intanto qui il conte Filippo Ercolani continuava a fare il consigliere, il gonfaloniere della città. Andava tutto bene, nessuno si lamentava, c'erano i francesi. I francesi poi erano andati quasi tutti via, erano tornati in Francia, avevano dato le dimissioni, erano andati, si erano sposati, sa, col tempo, erano andati in pensione. Lui stava sempre lì, finché un giorno l'usciere, che era diventato un po' vecchio, va su e gli fa: senta, non si ricordava più come lo chiamava, come doveva chiamarlo, e gli fa: cittadino gonfaloniere, perché gli avevano detto che doveva dire così, cittadino gonfaloniere, ci sono dei cittadini qua giù che vogliono parlare con lei, sono sempre sei o sette a cavallo, ma hanno dei vestiti diversi. Allora lui si mette la sua zona, scende e si trova di fronte lo stato maggiore dell'esercito austriaco, che aveva battuto, anzi si erano scappati, i francesi hanno capito che non era il caso, erano tornati in Francia e tutto il Lombardo-Veneto, l'Emilia eccetera era preso da questo generale Clenau, che a differenza di Napoleone aveva 80 anni come me e quindi andava in giro zoppicando, non era un gran guerriero, diciamo. Però se voi andate in giro per Bologna vedete le sue tracce, perché se guardate la facciata della chiesa di San Salvatore c'è un bel buco così fatto da un obice austriaco tirato su Bologna perché i bolognesi sapessero che erano cambiati le carte in tavola. Dopodiché ha preso due preti, un prete e un laico, il prete si chiamava Ugo, non so se lo ricordate, e stavano a Villa Spada dove c'era il comando, processo velocissimo come traditori della patria, che poi la patria non sapeva quale fosse, e li hanno fucilati lì dove poi sorse, c'era già il portico, sorse la torre di Maratona dello stadio. Erano Ugo Bassi e il suo amico, fucilati tutti e due. Se voi andate lì, l'incuria del nostro governo, diciamo così, ha fatto sì che la lapide dove si legge la storia di Ugo Bassi e del suo amico, che sono stati fucilati proprio lì, non si legge più, perché è sporca. Vabbè, però insomma io, c'è chi ve la racconta e quindi basta. Cosa devo dire adesso? Come è diventato principe, se aveva promesso. Ah sì, allora lui scende le scale e questi qui scendono da cavallo, si tolgono la sciabola, gli fanno il saluto e dice: ma io sono il cittadino gonfaloniere. Cittadino non si dice più, mai più. Voi conte, non solamente conte, ma per ordine di Sua Maestà Imperiale di Vienna, voi siete principe della comunità germanica.
principe di Sacro Romano Impero. Infatti, il signore che mi permetteva di vedere le sue carte, che stava lì attento, io gli davo del principe, perché era principe del Sacro Romano Impero. Allora lui è tornato su, ha detto, dice, guarda che non mi devi più chiamare cittadino, sai, io adesso sono principe. E è rimasto principe per un po' di mesi, finché sono tornati i francesi, e lì di nuovo è tornato. Però nessuno lo portava via di lì, lui stava lì. Intanto il palazzo veniva su ed era un palazzo bellissimo, anche se, devo dire, l'architetto che lo ha costruito e che ha fatto anche casa mia, pensando che dopo ci avrei abitato io, non ha fatto qualche cosa di spiccatamente stilizzato, perché se lo guardate questo palazzo qui, e vi chiedo, questo palazzo qui è del 500, del 600 o del 700? Voi non lo sapete, non lo potete capire. È di epoca neoclassica, ovviamente, è iniziato nel 1793 e finito pochi anni dopo. Però l'aspetto è quello di un palazzo cinquecentesco, di un palazzo romano potrebbe essere. E perché? Perché l'architetto studiava i libri classici e quindi faceva delle architetture classiche. La stessa cosa hanno fatto in America, quando, non avendo tradizioni loro, hanno preso i libri, hanno fatto la Casa Bianca, che sembra vicina a Treviso, sembra una villa veneta. E intanto veniva su tutto, ogni stanza veniva affrescata in maniere diverse. Questa è bellissima, anche se quel Frulli lì non è che sia un genio, ma di là ci c'è una stanza bella con due divinità femminili avvolte nei veli, che si abbracciano, si stanno vicine, volano per l'aria. Bellissima, secondo me, non la vedremo perché laggiù in fondo, ma tanto ci verrete un'altra volta. E la cosa interessante è che, su suggerimento probabilmente del principe o di suo figlio Astorre, che aveva capito come andavano le cose, quindi insomma, e queste due divinità che volano per il cielo sono vestite di veli di colori simili. Una è vestita di un velo bianco, ha una sciarpa azzurra, blu, e la gonna rossa. L'altra lo stesso, solo che la sciarpa è verde. E quindi sono, sì, era nata in quel momento lì non solo la bandiera francese, che prima non esisteva, era una bandiera bianca con i gigli, e poi era nata, per ordine della Convenzione Italiana, la bandiera nostra, fatta da un pittore di Bologna, che non ci voleva una gran fantasia, perché c'era quella francese che era uguale, l'ha fatta Mauro Gandolfi. Sì, l'originale è di Mauro Gandolfi, poi ha fatto degli schizzi, e Ciampi, quando ha inventato quella bandiera quadrata, ve la ricordate, che ha fatto mettere sul Quirinale per indicare che il presidente è lì. È un'altra bandiera italiana ed è anche quella uno schizzo di bandiera possibile, mai realizzata, ma realizzata da Ciampi, fatta da questo pittore bolognese bravissimo. Poi il nostro gonfaloniere principe e tutto quanto di seguito comincia a diventare vecchiotto e ha il figlio molto vivace, si chiama Astorre, che gli tiene i rapporti con i francesi, con i giacobini vari, e introduce delle mode anche pittoriche e decorative nuove. La moda che ha preso più piede e che ha fatto diventare Bologna l'unica città
che ha una grande quantità di queste boscherecce, si chiamavano, e adesso una l'andremo a vedere. È un frutto di quel tipo di poesia. Vi ricordate le odi di Foscolo, quelle di Pindemonte? Un po' più tardi vengono quelle di, come si chiamava quello che stava in quel paesino delle Marche, che moriva di malinconia, quello lì, senza mai innamorose, le vedeva da lontano così. Si era innamorato di una siepe e lui si sedeva lì, ma sedendo e mirando, vi ricordate? Da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude e via. E quindi una specie di rapporto nuovo con la bellezza della natura. E infatti nascono i grandi giardini all'inglese, che sono l'imitazione della natura. I giardini all'italiana sono l'imitazione dell'architettura. Tutti così, no? Tutti regolari. Se avete visto un giardino alla francese, che vuol dire un giardino all'italiana enorme, sono quelli di Versailles, dove non ci va nessuno perché si deve camminare un'infinità, non c'è un treno per tornare indietro, una roba da... Si può andare a cavallo al massimo, ma a piedi. Però sono regolarissimi, sono. Quelli inglesi sono diversi perché imitano la natura selvatica, diciamo così, e quindi ci sono degli alberi disordinati, ci sono degli alberi anche esotici, per esempio il salice piangente, che è un albero cinese o giapponese, ci sono degli stagni non regolari come quelli di Versailles, che sono tutti rettangolari precisi, sono tutti così con delle canne che vengono fuori. Sembra di stare lì in mezzo alla natura, sedendo e mirando. E infatti al centro non deve esserci niente. Il figlio del il giardino fuori, che non c'è più purtroppo, e il giardino finto, dipinto dentro, da Rodolfo Fantuzzi. Lo conoscete il nome, Rodolfo Fantuzzi? Ma perché conoscete Van Gogh, che era un pessimo pittore, non aveva mai fatto scuola, disegnava male? E Fantuzzi è bravissimo, lo vedrete adesso. Non solo è bravissimo, ma ne faceva dappertutto. Su questa via qua, via Strada Maggiore, davanti a casa mia c'è la farmacia che fa angolo con via Guerrazzi. La casa dietro la farmacia ha come salotto un enorme giardino come questo, bellissimo, per di più con raffigurate delle cose vere. Questo è inventato, è una Roma inventata, perché lui nel 10, Fantuzzi, era andato a Roma, l'avevano mandato apposta a Roma, e insieme a lui era partito il giardiniere di famiglia, il conte, il vecchio Filippo era ancora vivo, quindi la responsabilità era sua, Storre c'entra poco. E lui aveva mandato via Fantuzzi a Roma dicendogli: guarda bene la città, che poi la rivoglio qua. Stavano facendo il Pincio, la scalinata del Pincio, con le tigri, con le sfingi, con quelle cose lì. E nello stesso tempo il collega che si occupava di botanica stava a Firenze, guardava i giardini medicei, comprava piante. Intanto si apriva una cosa che per noi è molto comoda, anzi se non la usiamo più, ma pensate, io l'ho fatta persino in bicicletta, una strada che si chiama La Futa, la conoscete? Quella strada